È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici sportivi, buon pomeriggio da Claudio Stefanizzi. Non si può più rimandare, parole di Spalletti che avrebbe potuto pronunciare anche Maran, perché è il momento della verità. Inutile girarci intorno, per la salvezza del Chievo come per la Champions dell'Inter, le due squadre di fronte oggi al Bentegodi per questa 34esima giornata della Serie A Team. Barriera molto folta, parte Cancelo, il pallone gira e Giaccherini che si porta sul pallone. La finta, eccolo Giaccherini all'interno dell'area di rigore, il pallone allontanato in tandem, poi la conclusione sul palo! Pallone lungo per Perisic, posizione regolare, pallonetto sul fondo! Etemai segue una traccia centrale, poi cerca il cambio di gioco dalla porta opposta a Giaccherini, Giaccherini con il destro, Handanovic! Con il riflesso! A mantenere le reti inviolate al Bentegodi. Cross al centro, Rafinha. Rafinha potrebbe girarsi. Palla fuori per Caramo! Fuori di un soffio! Era battuto Sorrentino. Jaroszynski per il cross. Parte la parabola del polacco. Svetta inglese. Attenzione al cacciatore con il destro. Handanovic! In due tempi. Ha preso anche questa. Sinistro, violento di cacciatore dall'interno dell'area di rigore. Il pallone lungo per lo scatto di Manuel Pucciarelli, inseguito da Skriniar, Pucciarelli, gioco di gambe, palla sul mancino, Handanovic! Si riparte dunque con l'Inter che attacca da sinistra a destra rispetto alla tribuna centrale. Giocatori nerazzurri in area di rigore. Parte Brozovic direttamente verso la porta, Sorrentino! L'alza in calcio d'angolo. Pallone fuori per il destro dalla distanza, Sorrentino, e poi D'Ambrosio la mette in mezzo per Mauro Icardi. È stata segnalata una posizione di fuorigioco. VAR e c'è il gol. Gol dell'Inter, convalidato il gol di Icardi. Esulta anche Gagliardini in tribuna. 1-0 Inter, 26 in campionato per Mauro Icardi. Gol numero 107 in Serie A per lui, numero 104 con la maglia dell'Inter. Adesso troverà qualche spazio in più l'Inter, inevitabilmente. Perisic per Caramo, uno sguardo in area di rigore, il tocco per il rimorchio di Rafinha che cerca Perisic! 2-0 Inter! Ivan Perisic, tripletta all'andata, segna anche al ritorno. E nel giro di 8 minuti l'Inter, dopo aver sofferto tantissimo nel primo tempo, si ritrova avanti di 2. Perisic, c'è dentro Icardi, arriva Rafinha, Perisic in area di rigore, per Rafinha il sinistro, Sorrentino, evita il 3-0, che corsa di Rafinha, Castro, Birsa, palla sul mancino, cerca spazio, dentro per Stempinski, Stempinski! Accorcia le distanze il Chievo con Mariusz Stempinski al minuto 90, mancano 34 secondi al 90esimo. Possibilità per il traversone mancino di Birsa, inglese di testa, è sotto porta, non trova la deviazione, da un passo dalla porta di Handanovic il Chievo e finisce 2-1, ma con un grandissimo spavento finale.